Sono un pezzo piazza. Ben Nicoletta De Rossi. Ma questa Unità d'Italia quando si è fatta? Esattamente il 17 marzo 1861. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Zwischen Pegnitz und Piazza. Heute unterhalte ich mich mit der Giovanni Addizione, Präsidenten des Komitees Nürnbergs, über die 150-Jahresfeier der italienischen Einheit. Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Zwischen Pegnitz und Piazza. Oggi sono con Giovanni Addizione, presidente del Comites di Norimberga, per parlare del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Herr Addizione, Italien feiert dieses Jahr 150 Jahre italienische Einheit. Aber wann ist der eigentliche Jahrestag? L'Italia festeggia quest'anno 150 anni di Unità d'Italia, ma quando è il vero giorno dell'anniversario? Il vero giorno dell'anniversario è il 17 marzo del 1861. Am 17. März 1861, dann gab es die italienische Einheit. Ma come è successo? Come si è svolta questa unità? Cioè, prima di essere unita l'Italia era divisa in tanti staterelli oppure regno. Era il regno di Sardegna, che comprendeva Piemonte, Liguria e Sardegna, il Lombardo-Veneto sotto l'Austria, il Ducato di Parma, Modena e il Granducato di Toscana. Erano indipendenti questi, indipendenti. Benissimo. Qua, a proposito del Granducato di Toscana, mi piace ricordare che Pietro Leopoldo di Toscana nel 1789 è stato il primo regnante ad abolire in tutto il mondo, cioè il primo al mondo ad abolire la pena di morte. Ah, interessante. Italien war damals in verschiedenen Staaten und unterteilt. Und es gab natürlich Regno di Sardegna mit Piemonte und Sardinien. Lombardei und Venetien gehörten damals zur Österreich. Und dann gab es so unabhängige, kleinere Staaten wie Ducato di Parma, Ducato di Modena, il Granducato di Toscana, wo 1789 Leopold, der Graf natürlich damals, Großherzog, hat sogar die Todesstrafe und die Folter abgeschafft. Okay. Als erste, also der auf der ganzen Welt. Ja. Interessant. Bene, e poi dopo scendendo? C'era lo Stato della Chiesa. Ok, der e Papst, il Regno delle Due Sicilie. Und il Regno delle Due Sicilie unter den Bomboni, sì. Sotto i Borboni, benissimo. Cosa succede quindi? Was passiert? Allora, il Lombardo-Veneto, la Lombardia è stata conquistata attraverso una guerra all'Austria, la seconda guerra d'indipendenza. Immediatamente dopo, il Ducato di Parma, di Modena e il Granducato di Toscana si sono annessi al Piemonte tramite plebiscito. Benissimo. Mentre per la conquista del Regno delle Due Sicilie c'è stata la spedizione dei Mille, che è partita da Quarto, un paesetto vicino a Genova, si è fermata in Toscana ed è arrivata a Marsala l'11 maggio 1860. Benissimo, also das Wichtigste ist vielleicht also der Zug der Tausende, la spedizione dei Mille durch Giuseppe Garibaldi, der von Genua über Toscana nach Sizilien kam und das war der 11. Mai 1860. Sì. Da Marsala attraverso Salemi e Calatafimi sono risaliti a Palermo. Benissimo. E andando verso Messina sono risaliti fino quasi a Napoli. Quasi a Napoli, sì. Intanto il re scendeva con le sue truppe attraverso la Romagna, l'Emilia, le Marche, scenso giù a incontrare Garibaldi e insieme sono entrati a Napoli il 7 novembre 1860. Gut, dann also der König Vittorio Emanuele II, Vittorio Emanuele II und Garibaldi trafen sich in der Nähe von Neapel in Teano und das war der 11. Sechste. Der 6. November 1860. Gut. Bene, e una seconda domanda. La capitale, la prima capitale d'Italia è Torino, infatti lì ci saranno dei molti festeggiamenti quest'anno. Ma quando è che Roma diventa veramente capitale? Die erste italienische Hauptstadt ist Torino und dort finden in diesem Jahr viele Feierlichkeiten statt. Aber wann wurde Rom eigentlich zur Hauptstadt Italiens?
Per avere Roma capitale bisognerà aspettare altri 9 anni e Roma, cioè la data ufficiale in cui Roma è capitale d'Italia, è il 20 settembre del 1870. Roma wurde am 20. September 1870 Hauptstadt Italiens. Das heißt, man musste also praktisch noch 9 Jahre abwarten. Benissimo. Und danach war Italien einig oder wie war es das? Sì, dopo l'Italia era unita, mancavano ancora soltanto il Trentino Alto Adige e una parte del Friuli Venezia Giulia. Ancora, però, per questo bisognerà ancora aspettare la Prima Guerra Mondiale. Ok. Dann war die italienische Einheit praktisch vollständig, außer dass also Südtirol und Friuli-Julische Venetien noch fehlten oder Teile, aber dann müssen wir noch abwarten bis zum Ersten Weltkrieg. Herr Adizone, plante Comites Nürnberg etwas Besonderes zu diesem Anlass? Il Comites Norimberga ha in programma qualche festa, qualche manifestazione particolare per questa occasione? Cioè le idee ci sono, i finanziamenti ancora no, però si parte sempre con l'idea, per fare qualcosa parte sempre con l'idea. L'idea già c'è, stiamo cercando i finanziamenti, so che lo Stato italiano finanzia delle attività che reputa utili per questa festa, certo. Cercheremo di fare qualcosa di bello anche a Norimberga. Benissimo, bene. Ideen hat der Comites Nürnberger so ganz, ganz viele. Man wartet jetzt ein bisschen auf die Gelder, aber sicherlich wird also auch hier großartig gefeiert. Und das war's für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch und bis zur nächsten Woche mit einer neuen Sendung von Zwischen Pegnitz und Piazza. Ich erwarte Sie. Non mancate la prossima settimana, alla prossima puntata. Ciao! E a me non mi saluta. Ma doveva salutare lei. Ah, dovevo dire ciao.